Questo invece l'ho trovato in Italia, però era all'interno di una ditta di autotrasporti. Il concetto è tutto diverso da quelli lì. Sì. Ogni camionista aveva la sua chiave, ma segnava solo i litri, perché dopo la ditta controllava i litri con i chilometri che aveva fatto il camion per vedere se avevano fregato da sabbatare il camion. Quindi qui fiducia zero. Quindi, quindi quello è italiano. È la differenza tra l'Italia e la Svizzera tedesca. Tedesca. Non era neanche tutta la Svizzera, ma erano pochissimi anche là. Più quella del nord, dove arrivo da quelle parti, no? Eh sì. Ecco questo qua che ha detto prima. Ah, ecco i telefoni a forma di... Sì, i telefoni a forma di automobile. Sì. Automobilena. Gli orologi, i piatti, di chi è. Quella le teiere con la pistola tipo distributore. Ma dove andava a recuperarle queste qui? Nelle case? No, anche nei mercatini la roba piccola. Ah. Ma allora avevano dei prezzi pazzeschi, decenti allora. Ah. No, adesso sparano cifre. Sì, perché sono da pezzi unici. Poi sì, a parte sì, che non, penso che non si trovino neanche no, più. No, non si trovano neanche perché più. Qua penso che lei abbia veramente qualcosa di unico. Sì, sì. E meno male. È abbastanza recente. Vede, anche gli elettronici è obbligatorio l'occhio. Sì, però ci sono i numerini che girano e vale finito. È un numerino elettronico che sì, però sì, mi sembra di capire qualche dubbio c'è. Sì. Eh? Sì. Anche di guadagna niente per quello che fa. Guarda, qui ho messo delle fotografie perché a un certo punto un architetto americano aveva avuto la pensata di abolire le colonnine, no? E di far scendere la benzina dall'alto. Questa l'ho fatta io in Giappone, ma là aveva un senso perché lo spazio sotto lo usavano come officine. Ma fatto in strada.